Benvenuti amici a questa terza puntata di video tutorial su GarageBand per iOS. In questa puntata vedremo come suonare e registrare una parte di basso. L'interfaccia si presenta come una tastiera di basso adattata su 8 accordi. Per ogni accordo è possibile suonare tutte le corde, anche contemporaneamente. La sezione note permette di suonare le singole note o più note sulla tastiera del basso, come se ce l'avessimo di fronte. L'unico limite è che arriviamo massimo all'ottavo tasto, quindi non possiamo scorrere sulla tastiera. Dalla sezione note possiamo facilmente cambiare scala. Per ogni scala avremo una sequenza differente di note. È utile ricordare che il basso non suona accordi, quindi se noi andremo a premere sul simbolo di un singolo accordo, non ce lo suonerà, ma ci può far suonare le singole note. Con la funzione autoplay abbiamo quattro differenti ritmi per far suonare automaticamente la parte di basso da GarageBand. Proviamo. Autoplay col primo ritmo. Secondo ritmo. Terzo ritmo. Quarto ritmo. È possibile combinare i ritmi degli autoplay per creare arrangiamenti veri e propri. Il basso si compone di 8 suoni differenti che possiamo scegliere per i nostri progetti. Abbiamo 4 sintetizzatori che possiedono caratteristiche particolari con delle regolazioni ulteriori. Ad esempio questo, oppure questo. Oppure addirittura un contrabbasso vero e proprio. I classici bassi elettrici. È utile notare come al cambiare del preset cambieranno anche le possibilità dell'autoplay, quindi i ritmi e le parti suonate saranno differenti a seconda dello strumento. Per registrare una parte di basso, il procedimento è lo stesso di qualsiasi altro strumento, quindi andiamo a controllare le regolazioni e poi mettiamo in REC. Ora suoneremo una parte di basso sulla batteria che avevamo registrato nella precedente puntata. Ho dato un'occhiata alla parte registrata la volta precedente e ho notato che ci sono delle piccole regolazioni da fare. Ho deciso di fare una puntata apposita
per spiegare come perfezionare un arrangiamento. Entriamo nella schermata di editing e diamo un'occhiata a quello che abbiamo suonato. Ora le parti sono tutte unite a differenza delle varie sezioni che avevamo diviso per batteria, ma comunque le sezioni rimangono tali, quindi possiamo sempre spostarci. Ora diamo un ascolto a ciò che abbiamo registrato. Noteremo già che ci sono delle piccole parti, sia nella batteria sia nel basso, che andranno regolate, ma ce ne occuperemo nelle puntate specifiche. Allora, in questa puntata abbiamo visto come registrare e suonare una parte di basso. Nella prossima puntata vedremo come registrare e suonare una parte di chitarra. A presto!